Sì, ok, belle le linee abbandonate, ma perché nessuno considera le stazioni abbandonate su linee attive? Beh, quel qualcuno sono io, però vi mostro solo quelle del Friuli perché abito qui, quindi... Ecco quindi la super mega carrellata veloce di tutte le stazioni abbandonate ma su linee attive del Friuli Venezia Giulia. Linea Venezia Trieste ma fino a Monfalcone, poi capirete. Precenicco Bagni, iniziamo molto male. Il fabbricato non c'è e su internet c'è scritto solamente che è nata nel 1909 e morta nel 1915. Palazzolo dello Stella. Nel 2005 diventa una fermata. Nel 2013 viene sospesa per l'introduzione dell'orario cadenzato. Ora c'è il bus sostitutivo. Una coppia al giorno. Muzzana del Turniano. Anch'essa chiusa a dicembre 2013 per le medesime motivazioni della fermata di prima. E con lo stesso servizio sostitutivo. E con la macchinetta che è ancora accesa e non si è ben capito perché. Tor Viscosa, chiuso nel 2007. Adesso fermano solamente le corse della linea soppressa San Giorgio di Nogaro Palmanova, che non c'entra niente con questa linea. E non fermano neanche qua le corse, ma in centro, perché qui non c'è niente. Scodovacca. Wikipedia non mi dà nessuna informazione. Villa Vicentina. Durante la prima guerra mondiale c'era vicino uno scalo della ferrovia militare Cervignano-Campolongo e la stazione è stata chiusa nel 2006. Pieristuriaco. Non so se inventarmi qualcosa o stare zitto. Begliano. Una noticina su Wikipedia dice che c'era nell'ultimo orario austriaco del 1914 in tempo di pace. E non è che mi fidi molto. Linea Udine-Trieste via Gorizia, ma fino a Monfalcone. Neanche qua capirete. Re di Puglia, non usata dal 15 dicembre 2013. Dovrebbe essere usata per dei treni straordinari. Forse. Gradisca San Martino. Fino al 1923 si chiamava Gradisca Sdrausina, ovvero il nome originario di Poggio Terza Armata. Chiusa nel 2002. Rubbia San Michele, senza traffico dall'estate del 1987 e chiusa definitivamente l'8 aprile del 1990. E non voglio sfondare quel cancello. Savogno di Sonzo Val Vipacco. Non so niente di questa stazione o fermata. Cioè in realtà tra poco c'è anche una proprietà privata e vorrei evitare di essere bastonato. Lucinico Calvario. Adesso è un'anonima casa privata ed è stata chiusa nel 75. No, non c'è altro da dire. Mossa. Fino alla soppressione della fermata c'erano solamente 8 treni al giorno. Adesso devi pigliare l'autobus. Capriva, vittima anch'essa dell'orario cadenzato. Bradamano. Nata nel 1922, adesso è una casa privata. Prima aveva 3 treni in direzione Trieste e 2 in direzione Udine. E poi ne ha avuto soltanto uno in direzione Trieste, quindi non lo usava più nessuno. Siamo in mezzo ai campi. Le due linee precedenti, ma nella tratta Monfalcone-Trieste. Duino Timavo, soppressa verso la fine degli anni 60. Inizialmente si chiamava Duino Sistiana, ma con l'apertura della stazione di Sistiana Visogliano hanno deciso di non avere dei doppioni. Santa Croce di Trieste, morta nel 2002. Grignano, non effettua servizio dal 2002, ma ufficialmente è soppresso dal 2010. E non c'è modo di raggiungerla legalmente parlando. Udine Cervignano. Lumignacco, nata nel 1938, morta il 15 dicembre 2013 per l'introduzione dell'orario cadenzato. Come prima, però usata per degli incroci. Santo Stefano Udinese. Come prima, però non è usata per gli incroci. Santa Maria la Longa. Sarà ripetitivo, però è come prima. Sevegliano. È stata aperta nel 1917 insieme a questa tratta che vedete. Poi chissà perché è stata chiusa. Strassoldo, esattamente come prima. Linea Udine Cividale. Remanzacco. Non so perché, ma hanno deciso di costruirla là. Moimacco. Stessa situazione di Remanzacco. Cividale. È stata chiusa perché c'era il vicino passaggio a livello che rompeva le scatole. Poi è stata sostituita nel 2008 con una stazione che è letteralmente quella là. E basta. Linea Pontebano, detta anche Udine Tarvisio o Udine fin dove volete. Reana del Royale. Durante i lavori di raddoppio della tratta Tarcento Udine Bivio Vatte è stata anche ammodernata, ma in realtà è dal 1987 che nessun treno vi ferma. San Pelagio, soppressa nel 1985 per i lavori di raddoppio della linea. È stata sostituita da Tricesimo San Pelagio. Bagni Santa Caterina, aperta dalla nuova Pontebano nel 2000, chiusa nel 2003. Linea Sacile Pinzano Gemona, però da Magnago a Gemona la linea è usata soltanto per i treni turistici, quindi l'ho considerata chiusa. Marsure, aperta nel 1940, chiusa nel 2003 e demolita nel 2018. Come avete potuto vedere ci sono diverse stazioni abbandonate su linee attive.
talvolta sono sospese a tempo indeterminato, ovvero sono chiuse per sempre o salvo miracoli, a volte erano utili, a volte erano in mezzo al nulla, a volte sono messe bene, a volte sono fatiscenti. Ma funziona così. Ovviamente spero che quelle poche informazioni che ho detto siano corrette, insomma ho preso soltanto le cose più importanti da Wikipedia e a volte non c'era niente. E se manca una stazione che voi pensavate che andava messa, beh, sbagliate voi. Oppure semplicemente seguiamo un criterio diverso. O non voglio ammettere l'errore.